Buonasera, io volevo fare una domanda agli avvocati. C'ho qui in mano la circolare ministeriale del 16 agosto, no? E a pagina 15 c'è praticamente l'ultimo paragrafo, dovrebbe essere il punto 10, che dice: le buone pratiche vaccinali prevedono che i genitori, tutori e affidatari siano informati sui benefici e sui rischi della vaccinazione e che, al fine di questo colloquio, venga consegnato un modulo in cui si attesta che è stato eseguito questo passaggio. Questo modello informativo, in presenza di una vaccinazione raccomandata, ha assunto una valenza di consenso informato, ovvero di scelta consapevole una vaccinazione raccomandata. Alla luce del decreto legge in epigrafe, si precisa in che che il modulo di consenso informato dovrebbe essere limitato alle sole vaccinazioni raccomandate e che per le vaccinazioni obbligatorie verrà consegnato esclusivamente un modulo informativo. Che cosa vuol dire? Cioè, nel senso, non c'è più il consenso informato per le vaccinazioni obbligatorie? Ma potremmo chiederlo a Ranieri Guerra. Sarebbe la cosa migliore, che l'ha scritta lui, questa circolare. Noi non siamo d'accordo. Dopodiché è una domanda che comunque attiene un po' anche alla strategia difensiva che stiamo elaborando, quindi non entrerei troppo nello specifico. Dovete accontentarvi di questo. A mio avviso il consenso informato non è così come lo hanno sviluppato in queste 5-6 righe. Magari giusto dire cosa si deve fare se uno si trova di fronte e gli schiaffano. Non firmare niente. Non firmare nulla, non firmate nulla. Chiaro? Così come era nella precedente legislazione in cui venivano date indicazioni dalle associazioni di non firmare nulla proposto dalle ASL se non si era convinti di essere stati correttamente e completamente informati. Questo vale tuttora. Chiaro? Il consenso informato comunque non è il modulo che si firma, è il procedimento di informazione a cui il medico è tenuto. 2.3 della medicina circolare, ripresa dalla collega. Peraltro, ma questo solo per quanto riguarda la Regione Toscana aveva ed ha tuttora una normativa regionale in materia di consenso informato per le vaccinazioni che è tuttora valida e vigente e quindi per quanto riguarda la Regione Toscana è una normativa della Regione, la circolare del Ministero non ha assolutamente nessuna efficacia nei confronti di questa normativa e quindi deve essere rispettata. Le ASL toscane devono far seguire il procedimento e sottoscrivere il modulo di consenso informato per le vaccinazioni. Erano già obbligatorie prima le 4, ora sono di più, ma il percorso è identico. Sì. Buonasera. Allora, scusate, voleva aggiungere qualcosa il dottor Benci. No. Una circolare, cioè il principio del consenso informato è un principio che deriva direttamente dalla nostra Costituzione. Una circolare non può derogare in alcun modo quello che è stato considerato da una ventina d'anni a questa parte un principio fondamentale per consentire la liceità dell'azione sanitaria, cioè per mettere le mani addosso a una persona. Ci bisogna acquisire informazioni e dare il consenso. Lo dico in questo termine temporale perché altrimenti se continuiamo a utilizzare quell'espressione scivolosa che è consenso informato, è un'espressione scivolosa perché antepone consenso a informazione e vengono fuori quelle bestialità che l'avvocato ci diceva prima. Consenso informato è la pigra trasposizione letteraria del l'informed consent anglosassone, dove però informazione precede consenso, no? Qui invece consenso informato vengono fuori anche queste cose strane e vengono fuori anche cose talmente strane che una circolare, cioè un atto normativo di fonte terziaria, no, non può in alcun modo stravolgere i principi fondamentali della Costituzione, non dico della legge ordinaria perché a tutt'oggi non c'è, ma della Costituzione che conta ben di più. Ora, 40 pagine di circolari. No, cioè, voglio dire, abbiamo sostanzialmente detto tutto. Buonasera. Allora, io volevo chiedervi, rispetto alla libertà di azione dei dirigenti scolastici,
se potete chiarirmi questa cosa, nel senso che molti dirigenti scolastici stanno iniziando a dire questa è la legge, io la devo applicare. Quali sono le conseguenze per un dirigente scolastico che non applica, ma in quale fascia di età? 06 anni? 06, sì. Questa è la prima domanda. E la seconda, sarò velocissima. L'articolo 3 della legge spiega qual è la documentazione che bisogna presentare per l'accesso a scuola fascia 06. E fra questa documentazione viene citata appunto la presentazione della formale richiesta di vaccinazione, che l'avvocato De Paolis ci ha detto può essere rappresentata anche da una raccomandata R. Però nel mio caso, e penso di rappresentare diverse persone qua presenti, diversi genitori, io non scriverò mai che intendo iniziare l'iter vaccinale, ma che intendo iniziare un iter informativo. E questa può essere una documentazione valida? Grazie. Specifica un attimo, lei abita in Toscana? Umbria, ok, e quindi è già diverso. Allora, il principio alla base non è quello di non procedere alla vaccinazione, ma è quello di vorrei vaccinare in sicurezza. Tu, medico, mi devi dare queste garanzie. Questo è un po' il senso, detto in maniera molto semplicistica. Quindi quella raccomandata di formale prenotazione chiaramente è soltanto l'inizio. Dopo quella segue quello che è stato detto finora, la fase del consenso informato, all'esito del quale deciderò se e come procedere a vaccinazione. Quindi non è questione di... Io non mi assumo una responsabilità di dire voglio vaccinare, punto. Chiaro? Il dirigente scolastico è tenuto ad accettarlo, perché è una formale richiesta. Atteniamoci sempre al dato della legge, per quanto bislacca possa essere. Vogliono la formale richiesta? Bene, formale richiesta è la raccomandata. Ci chiedono il CUP? No, mi dispiace, io non ho nessun CUP. Quella sì, è una prenotazione al buio. Chiaro? Tranne che per il Trentino Alto Adige, suggeriva la collega. Buonasera, in atto per cortesemente. Io ho una domanda per voi. Ho saputo da un'indiscrezione che alcuni ispettori del Ministero dei Monopoli hanno fatto un'ispezione a un'azienda che fa scommesse legali. Tutti gli ispettori sono stati denunciati e lo Stato si è riservato di difenderli qualora fosse il caso. Quindi un ispettore si trova a fare una causa. Quanti ispettori ora faranno questa, un'altra misura a questa azienda? Penso nessuno. Bene, come possiamo portarlo nel nostro campo? Se io vado da un dottore e dico, dottore, io non sono un dottore, però da una parte c'ho da un sacco di persone che mi dicono che qui ho dei problemi, di là ho degli altri problemi. Io non sono, lei conosce mio figlio perché ha le cartelle cliniche, conosce le medicine. Bene, io delego lei a sapere se mio figlio può essere vaccinato e nel caso che mio figlio abbia dei problemi, io denuncio lei e non l'azienda. È possibile fare questo? Possiamo un attimo avere un chiarimento degli ispettori, non abbiamo capito un passo. Allora, gli ispettori, ci sono stati degli ispettori che sono andati alle UnionBet, un'agenzia di scommesse. L'agenzia li ha denunciati tutti e lo Stato, il Ministero, gli ha detto che avrebbero valutato se difenderli caso per caso. Quindi, quali saranno secondo voi i prossimi ispettori che andranno a controllare queste cose? Non ce ne saranno, perché una persona non si mette a rischio di fare una causa, ok? Nel nostro caso, se noi minacciamo tutti il dottore che abbiamo davanti di portarlo in tribunale,
quanti si assumeranno le responsabilità? Perché io non sono in grado di poterle prendere. È lui il medico, è lui che conosce le medicine e il paziente. Quindi è lui che deve trarre le conclusioni, non io. Ma non è il medico, è l'azienda sanitaria che viene, che è responsabile. Beh, diciamo che certo il medico, così come è esplicitato nella norma, è responsabile della corretta e compiuta informazione, come abbiamo sempre detto, quindi di conseguenza sarà responsabile anche della non informazione fornita. Sì, ma una responsabilità. Perché in caso di reazione avversa io devo denunciare lui. La responsabilità nei confronti dell'ASL, non della persona. La causa è l'ASL. Scusate. È una denuncia in sede penale. Allora, quando forse prima io dicevo chiedete la garanzia al medico che sta per vaccinare il vostro figlio, chiedete la garanzia che non si verificheranno effetti avversi. È ovvio che un medico non lo può fare perché sarebbe, voglio dire, andare contro a quella una probabilità su X, no? Che di danno che si potrebbe verificare. Quindi una garanzia specifica un medico difficilmente potrebbe assumersela, anche perché altrimenti... Scusi, ma questo non è un problema mio, è un problema suo. Allora, appunto, è lui che rappresenta lo Stato, infatti, lui che deve garantire mio figlio. Ma è quello che ho detto io prima, scusi, le dicevo, voi chiedete comunque la garanzia perché qualcuno da questo atto sanitario dovrà pure essere ritenuto responsabile. Il problema sa qual è? Che poi se si verifica un danno da vaccino, il percorso in salita per ottenere il risarcimento del danno allo Stato, perché ma la legge io non lo faccio allo Stato, scusi, lo faccio però, al dottore. Sì, ho capito, però mi lascia un attimo finire certo, il scusi. Discorso perché, guardi, questa cosa è stata valutata e io personalmente ho cercato anche di convincere alcuni senatori, alcuni parlamentari a introdurre un emendamento che era il seguente, tanto per farle capire come eravamo arrivati a questo ragionamento. Il primo emendamento era: invertiamo l'onere della prova in caso di risarcimento del danno da vaccino, cioè tu Stato mi obblighi a vaccinare, se mi capita un danno da vaccino sei tu Stato che mi devi dimostrare che non è dipeso dal vaccino, quando c'è un nesso temporale, perché purtroppo noi abbiamo sentenze e consulenze tecniche d'ufficio, mi piacerebbe che poi sentire anche Gianluca che è l'esperto, perché lui è l'avvocato dell'associazione dei danneggiati da vaccino, quindi lui è proprio la persona più esperta. Quando c'hai un danno da vaccino sei tu che, nonostante il nesso temporale, devi dimostrare che proprio è stato quel vaccino che ha causato il danno. Quindi capite anche voi che è non un percorso in salita ma una impresa titanica, e io personalmente ho visto un sacco di famiglie rinunciare perché a un certo punto hanno pensato che fosse meglio curare i propri figli anziché andare a ingaggiare una guerra impari contro lo Stato. Allora io ho detto: in questa fase in cui si potevano fare gli emendamenti, chiediamo al Parlamento e comunque allo Stato italiano di siglare un patto con noi cittadini. Io mi fido di te Stato, ti metto mio figlio nelle condizioni di essere vaccinato e ti metto in mano mio figlio. Tu però questo figlio me lo devi restituire esattamente come te l'ho dato. Se accade un danno, io voglio che tu Stato mi risarcisca. Quando dicevo tu Stato devi essere vicino a me quando lo vaccini, ma anche dopo, se succede qualche cosa, questo lo possiamo ottenere con l'inversione dell'onere della prova. Guardi, mi hanno già detto che no, perché altrimenti tutti i medici non fanno più i medici. Non è quello. Chi ha orecchi intenda, io sto parlando di danno da vaccino, sì, e sì, quindi sì, di un caso molto specifico, danno, scusate, da vaccino obbligatorio. Ecco, prima cosa. Signora, scusi, io non sto minacciando lo Stato, sto minacciando il dottore. Ma guardi, sì, è diverso. Guardi, la minaccia è anche un reato, quindi bisogna stare sì, un attimo. No, il problema è che non si può minacciare il medico. Minacciare nel senso che io la rivalsa la faccio a lui. Non si può, perché lui opera all'interno di un servizio sanitario ed effettua delle funzioni per conto del servizio sanitario. Quindi le azioni che potremmo rivolgere le rivolgiamo al servizio sanitario. Laddove si verificherà da parte del servizio che vi è stata una grave incuria, una dolosa o gravemente colposa incuria da parte di questo medico, ci saranno meccanismi di rivalsa del sistema nei suoi confronti, ma come cittadino io mi devo rivolgere all'amministrazione sanitaria. Quindi paventare al medico conseguenze dirette e personali potrebbe addirittura essere pericoloso, perché potrebbe essere percepito da questo come una minaccia e quindi esporre il genitore a delle conseguenze. No, quindi perché io? Non è un'azione che mi sento di consigliare.
stiamo consigliando modalità di effettuazioni dei colloqui, la registrazione, la verbalizzazione, cose di questo genere, ma non possiamo fare un'azione diretta contro una persona che in quel momento è chiamato ad eseguire un suo preciso dovere, un atto che è normativamente, sia pure ingiusto, ma normativamente previsto e che deve svolgere. Quindi non c'è una possibilità di azione diretta nei confronti del medico. Ok, buonasera. Io ho più di una domanda, cerco di farle in fila e velocemente. Una è che voi ci consigliate di chiedere informazioni. Girano nelle ASL fogli dove ci sono tutte le risposte alle domande che loro prevedono che noi li faremo. Erano le domande dei vecchi Novax, di quelli che non volevano vaccinare, e ci sono già le risposte. Quindi è prevedibile che loro ci diano delle risposte alle domande che gli poniamo. Come facciamo a dimostrare che le risposte non sono complete, sono parziali, sono faziose, eccetera, eccetera? Dobbiamo portare noi le nostre informazioni e dire, certo, però io so di questa legge, però io so di questo numero di danni portati dall'AIFA dopo la sentenza del Codacons, eccetera, eccetera. Come facciamo? Perché loro delle informazioni ce le danno, ma noi sappiamo che non sono completamente vere o non sono complete, quantomeno. Quindi uno, come facciamo a dimostrare che loro non ci hanno dato le informazioni che noi vorremmo? La seconda, in questo marasma che abbiamo raccontato di governo che si inventa leggi che vanno contro le leggi, governi che non si capisce, anche i senatori ci dicono ormai la situazione è ingestibile, noi ci mettiamo contro uno Stato. Come facciamo a sapere che ci verranno garantite le nostre libertà e i nostri diritti che adesso sono lesi palesemente, incostituzionalmente, eccetera, eccetera? Poi una domanda per il giudice Maddalena, che adesso non c'è, però la faccio, poi magari la riportiamo. Si sa che c'è una sentenza, la sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale, che dichiara questo governo, cioè la legge varata dal governo, la famosa Porcellum, come incostituzionale. Vuol dire che il governo che attualmente sta governando in teoria potrebbe stare lì solo per fare una nuova legge elettorale, ma non per fare tutte le altre leggi. Bene, sta legiferando anche in maniera incostituzionale. Come diceva il giudice, noi dobbiamo farci valere. Come facciamo noi popolo a farci valere contro questo sistema? Perché se è la Costituzione non ci possiamo andare noi, ma ci deve andare per esempio la Regione. Se per esempio la Corte Costituzionale riconosce il ricorso del Veneto come vero, noi cittadini e non Regione Lombardia, Toscana, Lazio, qualsiasi, ci possiamo appellare direttamente. E poi, se veramente questo governo non può legiferare e sta legiferando, che cosa siamo qua a fare? Cioè, se questa legge non vale, perché siamo qua? Io voglio sapere se è vera questa cosa della legge Porcellum, che è incostituzionale, che quindi questo governo non può legiferare, e quindi cosa stiamo a fare a non dormire da 2 mesi? All'ultimo, ok, perfetto. E io vado sulle altre due. Vado sulle altre due. Certo. Giusto. Io sulla prima. Ho sentito parte dell'intervento e non mi lascio scappare l'occasione di rispondere perché una cosa molto importante, e non l'ho detta, non lo so, forse perché sono stato inebriato dai vostri applausi, insomma, ma la cosa molto importante è questa: come dobbiamo difenderci? Secondo me bisogna immediatamente che gli interessati, cioè i genitori, facciano ricorso al TAR in tutti i TAR d'Italia e chiedano la sospensiva, impugnando le circolari entro 60 giorni, e chiedono la sospensione degli atti impugnati e la rimessione della legge alla Corte Costituzionale per il suo annullamento con ricorso incidentale. Questa è la via da seguire. Poi o seguiamo il diritto ed è un conto, o diciamo non c'è niente da fare, eccetera, allora ci lamentiamo fra di noi. No. L'unica via costituzionale esistente oggi è il ricorso al giudice, e noi dobbiamo utilizzare il ricorso al giudice per far annullare le leggi incostituzionali,
e non perderci in altre diatribe. Quindi se ci si mette d'accordo in tutta Italia e si fanno ricorsi a 20 TAR in tutta Italia chiedendo la sospensione di queste quattro circolari, mi pare che siano, o scegliendo bene le parti che riteniamo illegittime, ecco, non in blocco, dicendo in particolare le parti che bisogna impugnare, e io credo che questa sia la via maestra. E prima si fa meglio è, perché ci sono anche funzionari della pubblica istruzione che sono in difficoltà perché devono applicare questa legge, e allora una sospensione, devono applicare le circolari sono norme interne obbligatorie per i funzionari, quindi loro si trovano in grave difficoltà, e una sospensione dell'efficacia amministrativa di queste circolari risolverebbe in apicibus un problema molto grave che riguarda non solo gli interessati ma anche i nostri funzionari e i nostri amministratori. Questo solo ho sentito, poi non so altre domande. Allora, scusate, io, tutti qua presenti, siamo su 1 milione di chat, abbiamo sentito tam tam, tar, tutti, Corte Costituzionale, è inutile avvocato, la cosa, se questa legge non vale, deve non esserci, punto, c'è solo questo da fare. Se qualcuno ci può dare l'indicazione precisa di cosa bisogna scrivere al TAR, che siano avvocati, giudici, diteci voi, per piacere, ditecelo, perché siamo in tanti, siamo arrabbiati e non ne possiamo più. Una precisazione alle parole del professor Maddalena. Il ricorso alla Corte Costituzionale non è possibile per un privato cittadino direttamente. È previsto solamente attraverso una causa, come appunto ha sottolineato il professore. Quindi si deve andare presso l'avvocato, illustrare la cosa, la volontà di impugnare la circolare o le circolari, e fare questo ricorso al TAR. E all'interno di questo ricorso evidenziare quali sono gli elementi di incostituzionalità. Questo è un lavoro da avvocato, non lo può fare il singolo cittadino da solo. Un conto è l'impugnativa della sanzione amministrativa al giudice di pace e un conto è il ricorso al TAR. Scusate. Di nuovo, scusate, ma se voi siete avvocati, perché non ci consigliate di fare questo? Facciamo una causa comune al TAR. E poi una seconda domanda al giudice, scusi, non so se ha sentito, è vero che esiste una legge costituzionale che dice che la legge Porcello, la numero 1 del 2014, che dice che questo governo può stare lì solo per fare un'altra legge elettorale e non può legiferare? Implicitamente sì, è vero. E quindi cosa? Allora questa legge non esiste praticamente? Beh, c'è un principio che la giurisprudenza costituzionale tiene sempre fermo: non si può bloccare il governo della nazione. Ma noi come facciamo a bloccarlo? Quindi, noi che siamo i cittadini, quindi, come facciamo? Quindi io credo che... a che serve una legge? Io credo che a questo punto bisogna tenere presente quella parte della Costituzione che riguarda i poteri di partecipazione del cittadino, perché abbiamo visto che i nostri rappresentanti politici non rappresentano affatto i nostri interessi, o perlomeno la maggioranza, diciamo così, fatte le dovute eccezioni, non rappresenta i nostri interessi. Allora vorrei dire che in base alla Costituzione, in base all'articolo 3 della Costituzione, i cittadini hanno un diritto di partecipazione all'organizzazione economica, sociale e politica del Paese, e questo potere del cittadino è ribadito nell'ultimo comma dell'articolo 118, in cui si dice che i cittadini singoli o associati possono svolgere attività di interesse generale secondo il principio di sussidiarietà. Quindi l'importante è, in questo momento, se veramente vogliamo in modo legittimo e costituzionalmente conforme a Costituzione agire per il bene della nostra nazione, noi dobbiamo far penetrare, ecco, con i telefonini eccetera, con tutte le conoscenze, far capire alla stragrande maggioranza, che ho avuto occasione di conoscere a proposito della campagna per il no al referendum, l'Italia è piena di gente come voi, è piena di gente che vorrebbe il bene e non riesce a farlo. Noi possiamo fare delle cose molto importanti comunicando fra di loro, perché la televisione è guidata,
eteroguidata, quindi dalla televisione non si riesce a sapere come stanno le cose. Le cose stanno, dal mio punto di vista, come vi ho raccontato prima, e quindi bisogna che noi al governo mandiamo altre persone. Quindi bisogna che ci si metta d'accordo e in modo legittimo si esercitano i propri poteri. Ad esempio, sul piano legislativo, che può fare il popolo? Il popolo può proporre una legge di iniziativa popolare, può proporre un referendum, e allora proponiamo un referendum. No, scusate, no. Allora loro si, è come se fosse un colpo di Stato. Se loro non possono fare una legge e la fanno. Scusate, però non deve diventare un comizio, dobbiamo dare voce a tutti, a tutte le domande. Noi sono due mesi che passiamo su chat e che informiamo, ma questo non è il dovere nostro, è il dovere di uno Stato. Ma lo Stato siamo noi! Lo dovete capire, articolo 1 della Costituzione. Ma lei sta dicendo che io devo parlare in chat. Scusi. Stefano. Posso. Allora, io vorrei che si capisse una cosa, che se noi invochiamo il rispetto della Costituzione ci dobbiamo muovere nell'ambito di quello che prevede la Costituzione. Per quanto a noi questo governo, questo Parlamento possono non piacere o possono prendere decisioni che non condividiamo, non è che esistono strade diverse dal rispetto della Costituzione per fare presente questo. E quindi, soprattutto, se noi vogliamo far presente quello che stiamo dicendo, dobbiamo farlo all'interno di certi percorsi. I percorsi, noi con gli incontri che stiamo facendo con i genitori su tutte queste cose, li stiamo affrontando e li stiamo proponendo. Ma ci siamo posti anche un problema come legali. Per noi sarebbe molto facile dare la stura a ricorsi indiscriminati, perché sarebbe un modo semplice, apparentemente semplice, di risolvere le cose. Ma non ci sentiamo di prendere in giro nessuno, perché il percorso sarà molto complicato, anche da un punto di vista giuridico, e vogliamo che sia chiaro con tutti i genitori che imbarcarsi nelle cause, in percorsi giudiziali, non è una cosa né breve né semplice. E non sto pensando solo a un problema di costi che ci sono, ma anche un problema di sopportare il peso psicologico di certe situazioni. Quindi quello che noi stiamo facendo non è un temporeggiare, è cercare di individuare percorsi che siano efficaci nel momento giusto. Sicuramente arriveremo al TAR a fare impugnazioni, sicuramente arriveremo ai giudici di pace a fare le impugnazioni, ma nel frattempo la legge ha il suo percorso, e quello che noi stiamo dicendo è come poter arrivare al momento delle impugnazioni con la possibilità, non la certezza, perché la certezza non ce l'ha nessuno, soprattutto non ce l'ha nessuno quando si va di fronte a un giudice la certezza, quindi con la possibilità di avere un risultato positivo. E questo vuol dire che, per quanto io possa pensare che questo Parlamento sia stato eletto sulla base di una legge che è stata successivamente dichiarata incostituzionale, la stessa Corte Costituzionale mi ha detto che ora quel Parlamento è quello che può legiferare. Quindi io posso politicamente chiamare domani queste persone a rispondere del fatto che hanno legiferato anche se erano stati eletti sulla base di una legge che non era costituzionale, ma è una responsabilità politica, non giuridica, che posso azionare di fronte a un giudice. Cerchiamo di imparare a conoscere e utilizzare gli strumenti che la nostra Costituzione ci dà. Quindi stiamo valutando come team legale. Se una cosa la dice il professor Maddalena, per me è una cosa su cui devo come minimo riflettere, di impugnare forse le circolari. Ma attenzione, impugnare una circolare è molto più difficile che andare a impugnare un atto all'interno del quale poi posso sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale, perché la circolare è un atto interno dell'amministrazione, e andare attraverso la lesione, attraverso l'atto interno, a trovare la lesione del diritto soggettivo di fronte a un tribunale amministrativo che è abituato solitamente a dar ragione all'amministrazione, non il ricorrente, è un rischio, è un può essere un boomerang, può essere sottoporre una famiglia a delle spese inutili. Può darsi che ci arrivi un pronunciamento di un TAR negativo, e quindi questo andrebbe a confliggere con l'interesse. Ci sono state
la regione Emilia-Romagna aveva fatto una legge sull'obbligo vaccinale che è stata impugnata di fronte ai TAR, e i TAR hanno dato ragione alla regione. E quindi cerchiamo, la cosa era diversa, la situazione era un po' diversa, non è replicabile, però cerchiamo di essere noi, non come questo governo e questo Parlamento, precipitosi e frettolosi. Cerchiamo di lavorare bene per arrivare a impugnare quando abbiamo e nelle sedi e con gli strumenti che ci consentono di avere il massimo risultato possibile. La Corte Costituzionale si dovrà pronunciare sui ricorsi, sui due ricorsi della Regione Veneto. Da lì ci potranno già arrivare delle indicazioni anche su un'eventuale pronuncia in sede di sospensiva. Allora, non diffondiamo al nostro interno, a chi non è qui, a tutti gli altri, delle notizie che possono essere degli slogan buoni, ma che poi si traducono male in concrete azioni pratiche. Almeno questo io come legale non mi sento di farlo. Io mi sento di dire a una famiglia: c'è un percorso, può essere difficile, può avere questi costi, può portare a questi risultati, e cerco di lavorare al meglio per arrivare a questo. Non gli farei un bel servizio, come ahimè qualche collega sta facendo, sventolando imprese da Robespierre, che penso che di fronte a un tribunale ci portano a molto poco. Sì, allora, buonasera. Non mi è chiaro il percorso da fare per i bambini da 6 a 16 anni. In base all'accordo che è stato fatto in Toscana, sembra che i genitori non debbano mai sottoporre nessun tipo di documentazione. Quindi quello che vorrei avere la certezza a parte vostra è se noi, genitori di bambini oltre 6 anni, dobbiamo comunque mandare la raccomandata all'ASL per dare un eventuale dissenso informato, soprattutto in vista di un'eventuale segnalazione al Tribunale dei minori e quindi di un'eventuale causa da dover affrontare. E l'altro punto è il discorso della registrazione, quindi mi chiedo se in sede di colloquio con una ASL possiamo dichiarare che li stiamo registrando ed eventualmente appunto come affrontare la cosa. Grazie. Allora, sulla parte del dissenso informato, noi non stiamo dicendo di fare il dissenso informato, attenzione, noi stiamo dicendo di presentare una richiesta di informazioni per poter aderire alla nuova norma, alla ASL, è cosa ben diversa. Io non dico a priori non voglio, non do il consenso. Per la fascia 6-16 comunque, in realtà non c'è nessun obbligo, o meglio, non c'è nessuna sanzione se non quella amministrativa. Quindi che ci sarebbe comunque sia che io mandi la raccomandata sia che non la mandi. Quindi qui c'è libertà di scelta del genitore se fornire questa documentazione alla scuola circa il proprio stato o meno. Così come c'è libertà di scelta se fare la raccomandata o meno o attendere la ASL. Comunque la sanzione non arriverà al buio, perché la ASL verificherà lo stato vaccinale di vostro figlio nella fascia 6-16, ripeto, e nel caso vi chiamerà, vi manderà una raccomandata e vi chiamerà a colloquio. Da lì inizia l'iter di confronto con la ASL. È un iter simile a quello della fascia 06, che adesso vado anche a ripetere perché probabilmente c'è ancora molti dubbi ci sono. Però nella fascia 06, come è stato ampiamente detto, c'è il problema della esclusione, dell'interdizione ora, oggi, quest'anno all'ingresso nelle strutture scolastiche. Quindi per ovviare a questo noi dobbiamo dare un documento al dirigente scolastico. Questo documento può essere una dichiarazione in cui si dice che si è in fase di regolarizzazione, ad esempio, a fronte di cosa? Di una raccomandata alla ASL procedere ai sensi del famoso articolo 3,1 della legge 119. Quindi questo chiaramente può accelerare la chiamata della ASL, però
prima o poi ci si deve arrivare. Quindi uno può prendere anche un pochino di tempo, però come si fa a superare il problema del 10 di settembre? Necessariamente, a meno che non ci siano degli accordi regionali, bisognerà mandare questa raccomandata. In Toscana c'è, potreste anche aspettare. Sì, ma infatti, per quanto riguarda la situazione toscana, poi è stata più volte già veicolata questa cosa, per quanto riguarda la situazione toscana, l'accordo che c'è stato ci esonera da dare qualsiasi tipo di comunicazione entro il 10 o entro il 31, 10 settembre, 31 ottobre, alle scuole. E laddove le scuole, come è accaduto, ce lo chiedessero lo stesso, noi dobbiamo semplicemente dire al responsabile dei servizi educativi, al dirigente scolastico, a chi ce lo chiede, guardi, lei non ha potere di chiedermelo, perché il suo superiore gerarchico, cioè il direttore scolastico regionale, ha sottoscritto un accordo sulla base del quale ha detto che lei deve trasmettere alla ASL e a me non deve chiedere niente. Quindi noi alle scuole non diamo niente, né entro il 10 settembre fascia 06, né entro il 31 ottobre fascia 6-17. Tutti, ogni tipo di scuola che è stata richiesta di trasmettere gli atti. Chi non gli è stato nemmeno richiesto di trasmettere gli atti, evidentemente è al di fuori di qualsiasi circuito di necessità di queste cose. Come diceva Stefano, poi c'è un altro passaggio, cioè la famosa raccomandata all'ASL, che non è un dissenso, è una richiesta di avvio del percorso vaccinale con convocazione per chiarimenti e informazioni. Perché in questo modo, e qui dice giustamente Stefano, poi ciascuno valuta se la fa subito, se la fa fra un po', se la fa dopo, in questo modo è un tassello di una strategia difensiva che ci porterà in un certo momento a confrontarci con qualcuno, vuoi con la ASL, vuoi con un giudice, e che ci serve per dire: mi state dicendo che io non ho voluto fare? Ma se sono io che vi ho chiesto di avere informazioni e di dirmi cosa, come e quando lo devo fare? È un problema di essere noi, cioè noi genitori, di fronte a qualsiasi autorità con la quale dovremo interloquire, soprattutto una giudiziaria, di poter avere la tranquillità di difenderci meglio, facendo vedere che è stato un interesse nostro avviare questa cosa. Se poi in questo percorso tu ASL non sei stata in grado di rispondere con precisione, chiarezza e rigorosità a tutto quello che io ti ho chiesto, è un problema tuo. Questione rapidissima, questione registrazione. La registrazione del colloquio è una cosa che noi possiamo richiedere, non la possiamo imporre, non è né vietata né consentita da nessun tipo di normativa. La persona che abbiamo di fronte non può dire di no, o meglio, se dice di no, ma lo dice rinviandosi genericamente alla tutela della riservatezza e della privacy, dice una cosa priva di senso, perché evidentemente non c'è nessuna riservatezza. Io genitore parlo dei dati di mio figlio, tu mi dai le informazioni scientifiche, siamo tutte e due presenti e tutte e due hanno la facoltà di dire ok, registrami pure, perché è una cosa che ci diciamo fra di noi. Quindi non c'è una qualcosa che deve essere tutelato che rende la richiesta, l'eventuale diniego da parte dell'operatore dell'ASL fondato su un dato di legge. Se però chiaramente lui non si vuol far registrare, è un suo diritto, visto che è la sua persona, noi stiamo dicendo: chiediamo di poter registrare, non mi fai registrare, chiediamo la verbalizzazione del colloquio, mi si scrive tutto ciò che ci diciamo, lo scriviamo, arriviamo in fondo, lo rileggiamo e lo controfirmiamo, e questo è l'ulteriore passaggio. Se non viene consentito nemmeno questo, quello che noi stiamo chiedendo è: allora tu, che in quel momento sei un pubblico ufficiale e quindi hai la possibilità di certificare, mi scrivi che io ho richiesto la registrazione e tu l'hai rifiutata, che io ho richiesto la verbalizzazione e che tu l'hai rifiutata. Se si rifiutano di fare anche questo, noi cosa stiamo dicendo? Ci alziamo: caro dottor Pinco Pallino, le arriverà la lettera del mio avvocato, buona salute e state bene, e ce ne andiamo. Questo è il percorso.
prima di passare la parola al professor Maddalena, che voleva fare una precisazione su questa parte del rapporto con la ASL, superato appunto la fase del 10 settembre, noi suggeriamo comunque di rivolgervi ai comitati, ai gruppi e alle associazioni sul territorio che stanno, sappiamo, stanno organizzando degli incontri orientativi su questo, proprio per spiegare meglio questo passaggio. Passo la parola al professor Maddalena. Grazie, la questione è estremamente importante. Indubbiamente l'impugnazione della circolare, come dicevo, implica una scelta di quelle norme che ledono direttamente i diritti soggettivi. Quindi è una cosa delicata, come De Paulis giustamente ha messo in evidenza. Quindi volevo precisare in che termini si impugna la circolare. È un atto generale, amministrativo generale, che ha il valore di norma interna, ma però può avere anche delle norme che violano i diritti soggettivi dei singoli. Quindi è un lavoro molto meticoloso, molto difficile. Io però ho un piano B, una riserva. Si potrebbe anche chiedere l'iscrizione all'asilo, alla scuola materna, senza vaccinazione e avere il rifiuto, e impugnare il rifiuto. Quindi questa è una via sicurissima. Questa è una via sulla quale non c'è possibilità di scampo. Sa, io sono certo che questa legge è incostituzionale, crea un bailam enorme nell'amministrazione, nelle famiglie, eccetera, quindi questa va bloccata. Questa va bloccata immediatamente, in tutte le forme possibili che si vuole, lecite ovviamente. Comunque dal punto di vista del procedimento amministrativo, secondo me la via più sicura è questa: chiedere l'iscrizione del proprio figlio senza vaccinazioni. I casi sono due: o la scuola risponde e dice no, o non risponde. Allora c'è una procedura detta del silenzio assenso: si fa una notifica per ufficiale giudiziario a rispondere, e se entro 60 giorni la risposta non arriva, si impugna il silenzio assenso. Questo è un parlare un po' tecnico che riguarda, che gli avvocati capiscono bene. Comunque importante è sapere che abbiamo come cittadini, sia come singolo sia come parte della comunità di cui, nella quale viviamo, di far valere la Costituzione e le leggi sul piano giudiziario in modo civile e legittimo. E secondo me in modo più sicuro, il richiamo di De Paulis mi ha reso indispensabile dentro di me che io intervenissi ancora. La via più sicura è quella del silenzio assenso, se proprio vogliamo evitare. Una via più generale sarebbe quella di impugnare le parti della circolare che ledono diritti soggettivi, però questo effettivamente implica una scelta da parte di legali molto raffinati, molto... Quindi, però si può agire. Importante, la mia conclusione, devo partire, quindi colgo l'occasione anche per ringraziarvi tutti e per salutarvi molto affettuosamente. E poi, siccome vedo molti giovani, voglio dire a tutti i giovani che proprio il fatto di avere 81 anni passati mi porta ad agire fino all'ultimo delle mie forze nell'interesse della mia nazione, del mio popolo, che vedo veramente si è posta su una strada sbagliata che non salva le libertà e l'esistenza dei giovani. Noi nel frattempo abbiamo salutato l'avvocato Barbara Lorenzi, l'avvocato Valeriani, l'avvocato De Paulis, salutiamo adesso sì. Il professor Maddalena, perché hanno tutti il treno per rientrare. E io direi di riservare altri 5-10 minuti al massimo per le domande, poi bisogna veramente che chiudiamo, sono le ultimissime. Salve, io ho una domanda relativa agli esami sui titoli anticorpali. A che punto dell'iter di questa strategia difensiva vanno richiesti? All'inizio, alla prima raccomandata, in un secondo momento, e soprattutto per quanto riguarda la richiesta di esenzione e della normativa che ci può essere di supporto. Questa richiesta va rivolta al pediatra o all'ASL?
Allora, questione titoli, esame dei titoli. Allora, ogni strategia di questo genere va individualizzata alla situazione dei nostri bambini, perché è chiaro che a seconda di quello che noi sappiamo già essere il percorso che c'è stato, totale, parziale, vaccinazione o non vaccinazione, la questione va modulata, quindi è estremamente difficile dire in assoluto subito, prima o dopo. Io sconsiglierei di mettere nella prima raccomandata qualunque indicazione specifica sul nostro, sui nostri bimbi, e di sviscerarla e farla emergere nel corso del colloquio e delle comunicazioni successive. Questo penso sia la cosa più importante da capire. Però mi raccomando che il percorso, un'altra cosa secondo me che stiamo suggerendo è molto importante, il percorso deve essere individualizzato. Quindi fate sempre riferimento ai gruppi, ai vostri legali, alla ASSIS, trovate tutte le indicazioni sul sito, eccetera, eccetera, perché questo vi darà una mano per seguire questo percorso. Laddove ci siano situazioni non chiare, chiaramente il vostro punto di riferimento deve essere il vostro legale o il vostro pediatra con cui avete un rapporto di fiducia. Non è possibile, secondo me, dare un'indicazione che sia valida e giusta nello stesso modo per tutte le situazioni. Le ultime due domande, poi bisogna chiudere. Senta, noi siamo un po', non abbiamo capito bene, l'avvocato De Paolis riferiva, ci suggeriva di andare a vedere la norma anche per noi che stiamo in Toscana, per cui non abbiamo capito se è conveniente, in ottica difensiva, aspettare l'attacco dell'ASL, diciamo così, che ci contatti l'ASL, oppure se noi dobbiamo giocare d'anticipo. E in questo caso, se c'è una forma consigliabile da utilizzare, perché quello che c'è scritto nei regolamenti è molto stringente rispetto a quello che possiamo dire. Non so se mi sono spiegato. Ci chiedono di essere obbedienti, insomma, sine gloss. Allora, grazie. Ripetiamo, per la Toscana, torno a dire, non c'è l'obbligo di comunicazione alle scuole, la raccomandata è una valutazione che ognuno di voi fa in relazione alla propria situazione. Il consiglio che noi stiamo dando è quello di mandarla, di farla, sto parlando di raccomandata, all'azienda sanitaria, chiaramente non subito, fra un po' di tempo, vediamo un po' cosa succede in questa fase, vediamo le ASL come rispondono, stiamo cercando anche di avere contatti con le ASL per capire come pensano di comportarsi, però ripeto, l'indicazione che noi diamo è quella di farla, poi però deve essere una scelta individuale riflettuta se e quando farla. Confrontatevi sempre in maniera individuale con il vostro legale di riferimento, perché è chiaro che è lui che vi può dare, sulla base della vostra specifica situazione, il consiglio migliore per prendere una decisione. Questo voglio che sia molto chiaro. L'indicazione che diamo, il consiglio che diamo è di farla questa comunicazione formale. Sulle modalità, sul contenuto, riferitevi ai vostri legali di fiducia, perché va ritagliata sulla base della situazione. Salve, scusate, non so se poi ci saranno altre domande, comunque una signora qui era abbastanza nel panico, io penso che dopo, quando finirà tutto, potrà chiedere a queste persone altre delucidazioni, perché credo che saranno presi d'assalto. Io mi chiamo Alessio Farinella, sono portavoce di Riscossa Italia, il partito che oggi è stato rappresentato qui da Paola De Pin. Purtroppo oggi sono state fatte delle, come dire, da quella signora che era là in fondo ha fatto un'osservazione molto giusta. Io purtroppo, che mi occupo di queste tematiche ormai da molti anni, posso dire che non abbiamo molte scorciatoie, ma dobbiamo necessariamente incontrarci, parlare con le persone, diffondere tutto questo. Quindi se qualcuno chiede, vi lascio, diciamo, subito. Sì, lasciamo spazio alle domande per non agli avevo interventi. Avevo concordato con uno degli organizzatori questo intervento, purtroppo non ho avuto... Diciamo che ha già parlato per voi la senatrice De Pin. Comunque grazie, lasciamo spazio a un'altra D'accordo, domanda. Come volete.
Grazie. Posso? Ecco, io sono un insegnante della scuola dell'infanzia e non è stato appunto toccato l'argomento come ci dobbiamo comportare noi insegnanti riguardo, perché il 10 di settembre dobbiamo scrivere un'autocertificazione e ci riguarda, quindi come ci dobbiamo comportare, perché chiaramente cioè, il dirigente te lo chiede, io cosa devo fare? Allora, brevemente per gli insegnanti. Per gli insegnanti era stato previsto per un breve momento, assieme agli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale. È stato tolto per difetto di copertura. Gli insegnanti oggi devono autocertificare la loro condizione. Quindi non devono assumere nessun impegno a vaccinarsi, devono però dichiarare quali vaccinazioni hanno fatto. Non è chiaro, la legge non lo dice, se devono dichiarare anche le immunizzazioni naturali, ma la sostanza è che è una dichiarazione che non se ne capisce l'utilità, semplicemente per sapere qual è la copertura e l'immunizzazione che i docenti hanno. Il problema si pone perché sono vaccinazioni spesso vecchie, dei quali non c'è più traccia, perché alcuni archivi vaccinali sono stati cancellati, alcuni erano cartacei, quindi in realtà non è facile ricostruire questa situazione. La memoria può dopo tanti anni non sorreggere, a questo si affianca anche il fatto che potrei aver avuto immunizzazioni naturali asintomatiche che non ricordo e non so. La conclusione è che siccome quando io autocertifico faccio una certificazione che mi espone anche una responsabilità penale, perché la faccio a un pubblico ufficiale per fatti, per cui la mia dichiarazione falsa mi esporrebbe a un reato, una pena che arriva a 2 anni non è da riderci, io cosa faccio? Autocertifico fatti di cui non sono sicuro, non ho memoria o che non voglio arzigogolare. Ci sono varie possibilità. L'autocertificazione in questo caso può limitarsi a quei fatti che la persona, in buona fede, è sicura di attestare. Quindi io posso dire, so di aver avuto alcune morbillo e orecchioni, non so da piccolo, la memoria non mi sorregge se ne ho avuti altri, non sono sicuro della mia condizione, non posso recuperare al momento presso una pubblica amministrazione i dati corrispondenti perché non ci sono più, non sono tenuto a fare gli anticorpali perché la legge non me lo chiede, quindi in questa fase io dichiaro che ho avuto il morbillo, non so se ne ho avuti altri. È un'autocertificazione un po', in teoria non reggerebbe, ma in questo caso sì, perché tra l'altro a fronte della responsabilità penale che mi assumo io posso prudentemente attestare quello, cioè giurisprudenza della Cassazione penale, è nella mia sicura sfera di conoscenza. Quindi io posso dichiarare ciò che so, chiedere al mio medico se si ricorda o a mia mamma se c'è ancora, in ogni caso io posso, se no, se non ho certezza o se voglio semplicemente non prestarmi a una dichiarazione di autocertificazione che secondo me è una forzatura, dire io non so quelle che ho avuto, da bimbo non ho più una memoria precisa, so per certo che ho avuto il morbillo, so che ho fatto il vaiolo, non so niente. Questa dichiarazione vi mette a posto, nessun dirigente vi può contestare e non c'è ai fini penali quel reato doloso, quindi siamo tranquilli. E tenendo di conto di un fatto che non siete assolutamente tenuti a seguire il modulo autocertificativo previsto nella circolare. Quello è una cosa che se uno vuole può seguire, se no fa una dichiarazione nei termini che diceva il collega ed è a posto. Il modulo non è obbligatorio, non è cogente, quindi non siete tenuti a seguire quel modulo. Sì. Sempre sugli operatori della scuola voglio dire un'altra cosa, e anche su quelli sanitari. L'altro giorno tutto sottoscrivo in pieno quello che è stato detto. Entro 3 mesi devono essere date queste informazioni e ai dirigenti scolastici e ai dirigenti delle ASL da parte di chi lavora in quei contesti, però l'altro giorno quello che chiamano il ministro ombra della salute, c'è un ministro luce, chiamiamolo così, che è la Lorenzin, c'è un ministro ombra, si chiama Federico Gelli, è colui che
a febbraio aveva detto presenteremo un disegno di legge, la settimana dopo è arrivato il decreto legge del governo. Ha lasciato un'intervista l'altro giorno al quotidiano Nazione e al quotidiano di Firenze dicendo l'abbiamo tolto per mancanza di copertura l'obbligo vaccinale, recupereremo i soldi nella legge di stabilità, quella che è mai in discussione adesso da settembre, per coprire quantomeno gli operatori sanitari, quindi obbligatorietà di vaccino, e la notizia dell'ostetrica di Senigallia mi sembra molto strumentale da questo punto di vista, e io sono favorevole, Gelli dice, io sono favorevole anche per l'obbligatorietà, ma è una mia opinione da medico igienista, perché lui di provenienza è un medico igienista, anche per gli operatori scolastici. Ora, può succedere qualcos'altro da ottobre in poi? Punto di domanda. Guardate, basta un emendamento nella legge di stabilità, basta un comma, cioè non è che ci voglia moltissimo. Se può interessare, il 15 di settembre, alla festa dell'Unità di Firenze, c'è Gelli che intervista Burioni. È una notizia. Dobbiamo terminare qua le domande, perché non c'è veramente più spazio, dobbiamo lasciare libera la sala. Vi ricordo che le due librerie rimangono attive ancora per una ventina di minuti. Vi invito ad ascoltare le brevissime conclusioni del dottor Saravalli e del dottor Roberti di Sarsina. Non è una cosa immediata, sicuramente Paolo, non sarà Paolo. Una cosa di ora. Ti sanno andò a prendere il figlio. Allora scusate, allora lasciamo chiarire su questo. Dai. Allora scusatemi, rapidissimamente e telegraficamente sul discorso dell'esclusione dei bambini 06 dagli asili e dalle scuole. Rapidissimamente, è un atto amministrativo. Ogni atto amministrativo che comporta una lesione di una sfera giuridica soggettiva deve seguire un procedimento amministrativo. La scuola deve, se vuol fare le cose in regola, fare una comunicazione di avvio di procedimento con cui vi dice: caro genitore XY, ho avviato una procedura finalizzata ad escludere il tuo bimbo Pinco dalla scuola per e dire il motivo. Mi deve dare un termine entro il quale posso effettuare le mie difese e dare le mie indicazioni. Decorso quel termine, che tra l'altro non è nemmeno perentorio, comunque decorso del termine, può essere adottato l'atto che deve essere comunicato in forma scritta, motivata e riservata ai genitori. Quindi deve essere fatto questo iter. Durante questo iter c'è modo di fare le proprie difese, tenete contatti con i vostri legali e arrivate a questa situazione. A un certo punto poi spetterà a voi decidere se di fronte a questa cosa accettare il provvedimento di esclusione del bambino e poi impugnarlo di fronte al TAR per fare quel percorso che ci ricordava anche il professor Maddalena, oppure se procedere alla vaccinazione. Il percorso però è questo, non è che voi arrivate la mattina a scuola e il bidello sulle scale vi dice il tuo bimbo non entra a scuola perché non c'è il vaccino, perché la prima cosa che fate dite: uscite dalla scuola, andate alla caserma dei carabinieri e denunciate il bidello e la scuola per la divulgazione di dati sensibili e soprattutto perché non vi hanno consentito di accedere a una scuola e quindi imponendo, ledendo il vostro diritto fondamentale, e questo sarebbe un atto totalmente abusivo, perseguibile anche penalmente. Questo è quel che deve succedere. Io volevo fare alcune brevissime considerazioni alla luce del tempo ristrettissimo. Forse non tutti si stanno rendendo conto quello che sta accadendo in Italia, partendo dal problema vaccini. Cioè si sta creando un progetto in cui si crea una cultura subalterna a cui attribuire colpe o responsabilità. Questa cosa, che oggi si chiama vaccini, domani il controllo delle acque, eccetera, eccetera, è esattamente al contrario dell'operazione Lebensborn durante il nazismo. Si dovevano selezionare le giuste madri per la giusta popolazione attraverso le SS
e così via. Quindi il problema che oggi è contingente, come si deve fare per cosa, poi dovrebbe essere oggetto di riflessione sul che cosa sta accadendo e come mai uno dei maestri della giurisprudenza costituzionale italiana ha parlato di governo, di governi che si basano sulla menzogna. Ha parlato di attentato di fatto contro lo Stato democratico. Cioè vorrei che tutti voi, noi fossimo consapevoli della gravità delle affermazioni che il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale ha fatto oggi. Quindi quello che oggi è il problema vaccini è all'interno di un progetto molto più vasto di controllo e di disinformazione. Mi viene in mente, ahimè, quello che Churchill ebbe a dire degli italiani, no? Gli italiani vanno a giocare pallone come fossero in guerra, ma perdono le guerre come giocassero a pallone. Ecco, noi dobbiamo essere anche molto consapevoli del quadro generale. La perversione per cui si fa sentire un genitore o casomai una coppia genitoriale che ha pareri difformi ed entra in crisi una famiglia per questa cosa. Genitori che vengono fatti inevitabilmente sentire in colpa. Ecco perché il collega ha sottolineato per ben 4 volte: noi non dobbiamo sentirci inferiori, ma il rischio è questo. Ecco, allora è molto importante che uno dei meccanismi più perversi è fare sentire gli altri colpevoli. Perché sei ebreo? Perché sei zingaro? Perché sei malato? Eccetera, eccetera. E la storia si ripete sempre. Non lo dico io, ovviamente. E quindi vi invito a una riflessione profonda su quello che sta accadendo alla nostra disgraziata nazione. Per quanto riguarda la nostra piccola realtà, la nostra ONLUS, noi abbiamo già deliberato che noi abbiamo dato mandato al dottor Serravalle, per cui sosterremo le azioni ricorsili che l'Assis deciderà, e di continuare azioni collettive comuni portate avanti da persone che nei rispettivi campi sono competenti, seri e non intimidibili. Grazie. Allora, dopo questi ultimi due interventi non ho proprio da aggiungere altro, perché concordo pienamente sia su quello che ha detto Luca Benci, sia su quello che ha detto Paolo Roberti di Sarsina. Io sono fiero della giornata di oggi, sono fiero perché nonostante tutto e tutti abbiamo dimostrato la nostra capacità di ragionare, la nostra voglia, il nostro impegno civile. Sono contento di aver visto tanti genitori che al 2 di settembre, un sabato pomeriggio, l'hanno dedicato a questo argomento qui. Vedete, questo è uno di quegli argomenti, uno di quei diritti civili che la nostra società in qualche maniera ha dovuto affrontare. Penso alla lotta per il diritto al divorzio, per esempio. Stiamo nello stesso campo, stiamo nel campo dei diritti civili, il diritto alla cura, il diritto alla libertà di scelta. Sono esattamente su questo tracciato qui. Probabilmente noi oggi, sicuramente oggi noi siamo minoritari, sicuramente noi oggi rappresentiamo un gruppo di persone che ha individuato questo percorso minoritario all'interno della società che è presa e preda dei medici sceriffo. Noi contro questi non ci vogliamo nemmeno confrontare, perché pensiamo che l'interesse, il modo di fare la medicina è mettere al centro sempre il paziente, il centro del nostro interesse è lui. E non ci facciamo intimidire da questi racconti, da queste epidemie, da queste malattie incombenti.
l'unica epidemia che noi vediamo in questi giorni è l'epidemia di consapevolezza e di voglia di informazione.